Quando Alexei Alexandrovich apparve alle corse, Anna era già seduta nella tribuna vicino a Betsy, in quella tribuna dove si riuniva tutta l'alta società. Ella vide il marito ancora da lontano. Due persone, il marito e l'amante, erano per lei due centri di vita, ed ella sentiva la loro vicinanza senza l'aiuto dei sensi esterni. Sentì ancora da lontano l'avvicinarsi del marito e lo sorvegliava involontariamente in quelle ondate di folla fra cui si muoveva. Vedeva come egli si avvicinava alla tribuna, ora rispondendo con indulgenza ai saluti adulatori, ora salutando affabilmente, distrattamente gli eguali, ora aspettando con cura uno sguardo dei forti di questo mondo e togliendosi il suo gran cappello rotondo che premeva la punta dei suoi orecchi. Ella conosceva tutti questi modi e tutti per lei erano disgustosi. La sola ambizione, il solo desiderio di riuscire, ecco tutto quel che c'è nell'anima sua. Ella pensava. E le considerazioni elevate, l'amore per l'istruzione, la religione, tutte queste cose sono soltanto strumenti per riuscire. Dai suoi sguardi verso la tribuna delle signore, egli guardava dritto a lei, ma non riconosceva la moglie nel mare di mussoline, di nastri, di piume, di ombrellini e di fiori. Ella capì che egli la cercava, ma ella apposta non si faceva notare. «Alexei Alexandrovich!» gli gridò la principessa Betsy. «Probabilmente cercava sua moglie, eccola!» Egli sorrise col suo freddo sorriso.